Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Salva il Mondo. Oggi andremo a terminare finalmente tutta la serie degli incarichi di Pietralegno. Come sempre, iniziamo dal nostro lama. Vediamo un po'. Take it on home. Ok, abbastanza triste. What you Allora, see is what you get. andiamo a eliminarli, tanto non me ne faccio niente. Ok, allora ho visto che ho sbloccato un'arma che non sembra male, quindi volevo già crearla. Questa qua. Vediamo un po' com'è. Ok, allora vediamo innanzitutto cosa bisogna fare. Furgone, astro furgone. Completa una missione, lancia razzo in una zona 15 più. Ok, vediamo subito. Appena parte. Ok. Ah, forse ho messo pubblico. Però quello mi sta mettendo più tempo. No, ok. Mi sono dimenticato di vedere se potevo fare una cosa. Vediamo un po'. No? Ecco, volevo aggiungere la torretta. Eccola qua. Ah, ok. Allora, lancia il razzo. Raccogli blab per lustra la zona e completa gli obiettivi secondari per ottenere il blab. Deposita la piattaforma di lancio. Porta del blab alla piattaforma di lancio e depositalo nel contenitore. Ah, ma forse è la stessa missione che quando inizi il gioco. Perché mi ricordo che nella prima missione del gioco, vabbè che era principalmente un tutorial, però avevo da... Tra le varie cose dovevo andare a prendere del blab e metterlo dentro il razzo. Allora, fortifica e difendi. Tieni lontani i nemici dalla piattaforma di lancio durante ogni fase fino al lancio del razzo. Allora, quindi, però qua sembrerebbe di essere in città. In quel caso là mi ricordo che c'era tutta la base nostra da difendere. Poi c'erano dei superstiti in giro che ti davano una mano a sparare agli zombie, agli abbietti. Quindi, prima cosa andiamo a prendere razzo, ma voglio... Eh sì, razzo, andiamo a prendere il blab. Però voglio anche provare il nuovo pompa. Poi ho potenziato anche la spada che avevo già fatto vedere. L'ho potenziata da livello 20 a livello 34 perché molte volte faccio per le sfide giornaliere lo scudo antitempesta assistito. E mi sono trovato gli abbietti di livello molto superiore al mio. E di conseguenza ho dovuto potenziare le armi. Quindi, allora. Ah, siamo in tre. Locali nelle zone più deserte. Ci siamo. Ah, l'ho trovato loro. Vediamo un po'. Ok. Ah, allora. Vediamo un po' com'è questo pompa. Pensavo fosse più potente. We'll have access to more missions, stronger crafting materials, allora, and we'll be able prendiamo to save even more survivors. Help! Let's get started. Search the zone for the launch pad. il blab. Ok. Keep up the good work. Allora, però prendiamo semmai. Ok,
anche se si sta per rompere. Allora, mi servono tre blab. Vediamo in mappa se me ne esce qualcuno. Allora. Ah, ecco cosa volevo fare. Sarà questo. Ah, ok, cosa mi serve? Ok, allora. Distruggiamo quest'arma qua. Due. Sì, questa è la spada. Ok, allora ci manca il terzo. E poi non capisco questi punti esclamativi. Non mi sembra di avere delle missioni alternative da fare. Ok, no, non è male. Non solo capire cos'erano sti punti. Cosa sia? Heartbroken, miserable and sad. I didn't think you could make my life so bad. Lock the door, tear it up, walk away. We're no more, no more, no more. Yes! You keep rocking on against love, Lars. You slap my face, not literally, but with the cruel hand. Ma andiamo a capire subito se qua sotto. The mess you made, I feel played. Dato che tutte le volte. So are we. And I'm here to tell you that I forgive you. What? No! Help! Ok. Ma dov'è? Penso di averlo capito. Enemy in my sight. Ok. Ah, ma era qui. Thanks again for your help. See you soon. Sono un po' di scale. No, già che vuoi più lento rispetto a battaglia reale. Ok. A questo punto prendiamo anche quello. Our love is a phoenix rising from the flames. We will not be defeated because together we will conquer. Allora, blab, ne abbiamo già tre, sì. Allora, devo fare tutta la costruzione, quindi. Facciamo il nostro solito quadratino.
non me lo vuole piazzare. Ok. Qua non so da dove arriva, quindi devo aspettare mentre le trappole. Piazzare però quelle trappole, se ce l'ho, queste. Ok, allora 185, che vuol dire che qua avrà un mega assedio. Penso di aver capito da dove arriva. Vediamo se ne ancora. Se posso crearla. One of our drones has taken damage. We can't let the husks destroy the drone. Head to the crash site. Allora. Adesso facciamo che creare questa, questa, questa. Questa. Ok. Ok, io comincerei a piazzare. Questo meglio toglierlo secondo me. Ok. Se devo rimanere incastrato, ok. Stage 1 is go. Get ready to fight. Quello è quello che odio di più. Okay.
ce l'hanno con me? Devo ritornare subito su. È stato così facile questa missione? Stage 1 success. Nice work. Prepare your defenses and get ready for stage 2. Ah, ok. Deposit blue glow to prep the rocket for stage 2. Allora, andrò a cercare di nuovo tre blob. Allora, ce n'è uno qua. C'è un rumore che non mi piace molto. Ho anche fatto una cavolata. Vabbè, giustamente. Let's see. Allora, vediamo se posso lasciargli. Piazzare 50%. Dovrei capire che mi ha aperto tutto qui. Riesco a curarlo. Okay.
Tanto penso che sarà 3 squadre. Ok, infatti 3 fasi. Adesso siamo a 3 blob. Ah, in 3, non so dove li ho presi. Sono abituato ad avere il ninja, quindi mi viene spontaneo a fare il salto. Ok. È fortissima quest'arma, non spero nemmeno di averla. Forte in tempi che erano entrati, però vabbè, siamo riusciti a salvarla abbastanza. Ok. Ah, mi ricordo i vecchi eventi di battaglia reale.
Allora, vediamo un po', almeno livello 4, credo. Vediamo. No, di pochissimo. Questo non esserci mai arrivato alla cesta di livello 6. Beh, comunque tutto sommato non era difficile come missione, però essendo che adesso è iniziata la tavolaccia, mi sono già trovato a fare qualche missione assistita e tavolaccia non mi sembra molto facile. Però credo che avrei delle armi più potenti rispetto a quelle che ho io adesso, perché io ora come ora l'arma più potente che ho è la spada, perché è l'unica che sono riuscito a potenziare fino al massimo. Però mi sa che sbloccherò delle altre armi molto più potenti rispetto a quelle che ho. Anche perché poi è un limite di 250 progetti e sono costantemente pieno. Così almeno in base a quello incomincio a smistare un po'. Perché ora ho per esempio tolto tutte le armi bianche, perché tanto non le uso mai. Uso prettamente viola e oro. Mentre quelle verdi o blu per fare le missioni giornaliere dove bisogna fare 300 kill. Allora, vediamo un po'. Ok. Oh. Questi mi piacciono anche. We just crossed the threshold, Commander. We started as survivors, and now we stand here today, explorers, ready to boldly go like it's going boldly out of style. This calls for triumphant music. Lars? Ok. Sblocca le spedizioni della moto da cross. Un eroe può essere mandato su una moto da cross per varie ore a raccogliere risorse. Ah. Secondo difensore scudo, ok. Ora puoi organizzare spedizioni per i tuoi eroi. Take a look, Commander. That's from right before Pop disappeared. He said he was having a handsome day, so he sent lots of pictures. See that strange purple glow in the background? It's not matching anything we saw in Stonewood. If we find whatever that is, we'll be closer to finding Pop. Standing by for the first Plankerton storm shield upgrade whenever you're ready. Ok, siamo finalmente arrivati a tavolaccia, però volevo aprire l'iniziato ancora un lama, eccolo qua. Vediamo un po'. Più veloce. Oh, ho sbloccato un'arma viola, cos'è? Vabbè, questo almeno è già più bello di quelli di prima. No, no, ok. Allora, vediamo cosa dobbiamo poi fare. Ah, e ricomincio da capo, però in tavolaccio, perché allestisce uno scudo antitempesta tavolaccio. Vedo già lì 100 V-Bucks che mi piacciono tantissimo, e la squadra G, che non so cosa sia. Più evoluzione. Sono tutte cose che mi sa che ci spiegherà durante la missione. Detto ciò, ci vediamo domani con un nuovo episodio. Ciao a tutti!